Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vi spiegherò come creare un ciondolo, un componente all'embroidery, come foderarlo, come creare una decorazione, come chiudere a brick stitch e appunto come incastonare il cabochon centrale non con la tecnica peyote ma semplicemente con le perline, quindi cioè con dei giri di perline senza utilizzare il peyote. Quindi se vi interessa seguite appunto il tutorial e niente, buona visione, alla prossima, ciao ciao. Vediamo adesso insieme il materiale che ci occorrerà per creare il nostro ciondolo all'embroidery. Innanzitutto un cabochon. Io utilizzerò questo, che è un cabochon in pietra dura, nelle tonalità che vanno dal bianco, passano dal grigio al nero, molto molto bello. Non so sinceramente che pietra sia. Poi ci servirà, io utilizzo della finta pelle, questo in realtà è un finto tessuto perché non ha niente proprio della pelle, è un tessuto sintetico in colorazione grigia, grigio argento. Poi potete usare del lacy stiff stuff, potete usare della finta pelle, potete usare dell'ultra suede, dell'alcantara. In questo caso io utilizzerò questo materiale qua, sia per lavorarci sopra sia per rivestire il retro. Poi utilizzerò questi cipollotti da 4 mm in colorazione nera e argento. Come filo utilizzerò questo qua della Miyuki, è il numero 3 ed è una colorazione argento. Veniamo alle perline. Allora, serviranno una colorazione, anzi sì, una colorazione, due colorazioni, scusate, di 11.0, in questo caso io sto utilizzando le nere e sono le 401F della Miyuki. Sono delle semplicissime perline nere opache. Poi un'altra colorazione sempre di 11.0, sempre della Miyuki, sono queste, le 10.51, e sono in colorazione argento. Poi ci servirà una colorazione di Roccaida 15, queste sono le 420 ed è un color bianco perlato. E ovviamente un ago da tessitura e della colla. Come colla io utilizzo la solita, che è questa, l'Azulit, una colla per bigiotteria. Se ne avete un altro tipo utilizzatelo pure, l'importante è che appunto preveda l'utilizzo di dei materiali che andremo ad incollare insieme, quindi questo tipo di stoffa, diciamo così, e la pietra del cabochon. Quindi possiamo cominciare con il tutorial. Come prima cosa tagliamo un pezzo del nostro tessuto, non tessuto, alcantara, ultra suede, finta pelle, quello che volete, insomma. Tagliamo un pezzo che sia abbastanza grande a seconda di quanto vogliamo appunto fare grossa la lavorazione, perché ovviamente abbiamo il cabochon che avrà una sua dimensione, però poi dovremo lavorare tutto intorno, per cui regoliamoci ad inizio lavoro e tagliamo un pezzo abbastanza grande che per noi appunto sia sufficiente. Dopo averlo tagliato, io lavoro sempre comunque dalla parte bella, non sul retro, perché appunto, come vi ho già detto anche nello scorso video sull'embroidery, se poi si dovesse intravedere un pezzo di tessuto tra le perline non sta male, insomma. A questo punto, scusate il messaggio, prendiamo la nostra colla e mettiamone appunto un po', o direttamente sul tessuto se avete occhio, o potete metterla sul retro del cabochon, fate come volete, l'importante è che si incolli bene.
Ecco fatto, fate un po' di pressione e adesso lasciamo asciugare bene la pietra appunto sul tessuto. Una volta che appunto il cabochon si è ben incollato sul tessuto, infiliamo il nostro ago con il filo, facciamo un piccolo nodino su un capo. Così, vedete, un piccolissimo nodino, e cominciamo la lavorazione. Cominciando dal dietro, infiliamo il nostro ago molto 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 vicino al bordo del cabochon, ok? Torniamo in giù, sempre molto vicino a dove stavamo uscendo. E ritorniamo in su. Adesso cominciamo a circondare di perline 11-0, io comincerò con la colorazione nera, tutto il perimetro del cabochon. Non vi preoccupate di contare le perline, perché non incastoneremo come nello scorso tutorial a peyote, ma in un altro modo che vi mostrerò, cioè semplicemente con dei giri di perline. Quindi inseritene due. Portatele qui alla fine del filo, tenendo sempre in tensione con il pollice. Io ovviamente adesso sono alzata perché vi faccio vedere il video, voi però potete lavorare stando col lavoro giù sul piano di lavoro, insomma. Tenendo sempre in tensione, aia, mi puncico, il filo con il dito, vedete che lo tengo in tensione, tiro un po' giù le perline e vado subito a entrare qua, proprio all'inizio, e tiro il filo. Ok, quindi a questo punto le mie due perline saranno cucite proprio qui di fianco al cabochon. Sono sul retro, risalgo con l'ago proprio in prossimità delle due perline. E ci ripasso dentro una seconda volta. E tiro bene il filo. A questo punto vado ad inserire due ulteriori perline sul lago. Le porto all'inizio della lavorazione, tengo in tensione il mio filo, ok, e vado ad entrare subito qui. Tiro il filo e mi ritrovo quattro perline. Adesso dobbiamo rientrare sul retro e dobbiamo andare ad uscire esattamente qua, tra la prima perlina che abbiamo inserito e le altre, quindi in questa posizione qui. Se non ci riuscite subito, poco male, riprovate. E andiamo così ad entrare nelle ultime tre perline inserite. Scusate, ma sempre confusione davanti alla telecamera, faccio fatica. E tirate bene il filo. A questo punto ecco che abbiamo le nostre quattro rocaie ben vicino al bordo. Quindi ora proseguiamo in questo modo. Altre due perline. E le portiamo all'inizio della lavorazione. Come al solito tendiamo il filo col pollice e entriamo all'inizio della lavorazione con l'ago. Tiriamo bene il filo, da dietro entriamo prima delle tre ultime perline inserite, ok, più o meno
Così possiamo entrare nelle tre ultime perline inserite, ok? Tiriamo bene il filo, vedete che si sono ben affiancate. Dobbiamo continuare in questo modo la lavorazione, sempre inserendone due e rientrando nelle ultime tre e uscendo appunto col lago prima delle ultime tre, ripassandoci dentro. In questo modo contorneremo tutto il nostro cabochon. Rifaccio l'ultima volta, poi proseguiamo per conto nostro per velocizzare un po' il tutorial. Metto due perline, le porto qui alla fine del filo, prendo il filo con il pollice, le sistemo, entro con l'ago, esco sul retro, tiro bene e dal retro rientro prima delle ultime tre inserite per poi entrarci dentro tirando bene il filo. Ecco fatto. Quindi continuiamo e non preoccupatevi se poi vi manca magari, cioè non avete delle perline pari, anche se saranno dispari, come vi ripeto, perché in questo giro è più o meno come quello che, cioè anzi è uguale a quello che vi ho fatto vedere nello scorso tutorial, cioè si fa semplicemente un giro di perline intorno al cabochon. Poi però invece di andare a lavorare a peyote inserendo una perlina sì e una no, faremo un altro giro sempre in questo modo, che però andrà a stringere e vedremo come. Quindi andiamo avanti fino a terminare il giro come ho fatto vedere finora e ripassiamo ancora una volta bene dentro tutte le perline. Ecco fatto, terminato il giro con le rocaille e ripassata una volta all'interno appunto di queste ultime, ancora una volta guardate bene dove sto uscendo. Sto uscendo col filo tra la fila di rocaille e il cabochon. Perché? Questo perché adesso vi spiego. Noi andremo a fare un ulteriore giro di rocaille, ma non qui di fianco, però salendo, seguendo la forma bombata del cabochon, che salendo stringe anche il diametro, no? Se noi dovessimo lasciare così, sarebbe un lavoro fatto male, perché questa pietra potrebbe saltare via da un momento all'altro, perché è trattenuta solo dalla colla. Noi con queste perline ci siamo limitati a contornare, non è così che termina il lavoro, perché altrimenti questo dopo due giorni vi salta giù e voi rimanete così con un bellissimo ciondolo senza pietra. Bisogna fare un ulteriore giro salendo, senza lavorare a peyote però, e sfruttando appunto il fatto che il cabochon salendo verso l'alto si stringe di diametro, e quindi le perline che andremo a inserire adesso saranno di meno rispetto a questo giro e andranno a stringere di più la lavorazione. Per non sbagliarci utilizzerò adesso delle perline color argento, voi potete utilizzare quello che volete. La dimensione che utilizzerò è sempre la 11.0, quindi uscendo tra la mia fila di nere e il cabochon inserisco due perline argentate sul filo e le porto tenendo sempre in tensione all'inizio della lavorazione, ok? Quindi vedete, io sono sopra le perline nere, non di fianco. E dov'è che vado a rientrare? Vado a rientrare sempre tra le perline nere e il cabochon, andando verso il basso. Tiro il filo, guardate dove si sono posizionate le perline, vedete, sono sopra. Io insisto, scusate, ma preferisco insistere a ribadire piuttosto che non si capisca. Ok? Sono sopra. Esco di nuovo dalla lavorazione sul retro delle perline argentate. Così. Ed entro nuovamente in queste due perline. Ok? E me le ritrovo fissate qui sopra. Non faccio altro che andare avanti proprio come abbiamo fatto
con il giro precedente, solo che lavoriamo appunto in alto tra le perline nere e il cabochon. Quindi inserisco ancora due perline argentate, le porto qui, ok, tengo il filo in tensione, entro quindi tra la riga di perline nere e il cabochon, vado sotto, tiro bene ed esco, vi ricordate come prima, tra la prima perlina argentata inserita e le altre tre, e rientro in tutte e tre, tiro bene il filo, guardate, vedete come sta procedendo la lavorazione, mi sale, mi va a coprire il cabochon e me lo va man mano che inseriremo le perline a stringere. Per questo vi dicevo, non c'è bisogno di contare che siano pari o dispari, non ci interessa, tanto andremo a lavorare soltanto di giri, di semplici giri di perline. Faccio vedere ancora una volta un passaggio e poi procederemo ognuno per conto proprio, sempre le mie due solite perline sul lago, sempre le 11.0, le porto all'inizio della mia lavorazione e entro tra il cabochon e le perline nere. Ops. E tiro il filo. Come sempre rientro prima delle ultime tre inserite e ripasso dentro queste ultime tre. Tiro bene. Ok. Come potete vedere si stanno allineando per bene. Continuiamo in questo modo inserendo le nostre perline argentate per tutto il giro. Ecco fatto anche il giro con le 11.0 argentate è terminato. Volevo dirvi, mi sono dimenticata di dirvelo prima, che questo tipo di incastonatura per l'embroidery viene praticamente, se utilizzate il cabochon, proprio deve essere un taglio cabochon, ovvero la pietra deve avere una dimensione di base, poi deve andare stringendosi facendo una specie di cupoletta qui. Aspettate, vi faccio vedere. Praticamente deve avere questa bombatura e deve andare a scendere gradualmente verso la base. Questo è proprio un taglio cabochon, quindi liscio con una base piatta e questa bombatura. Le madreperle ad esempio non sono dei cabochon perché non è un taglio cabochon, però noi per comodità chiamiamo tutto ciò che incastoniamo cabochon. In realtà non è così, perché è proprio sfruttando questa sua diciamo forma geometrica che riusciamo a far stringere la lavorazione in questo modo. Se io ve la metto in sezione così, vedete che le perline argentate, nonostante siano sempre 11.0, rientrano qua nei lati, vedete, non sono sporgenti come le nere, perché il cabochon qua stringe la sua misura, quindi noi stringiamo intorno e così facendo blocchiamo anche la pietra. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Noi adesso potremmo anche andare a fare un ulteriore giro nello stesso modo, uscendo col lago, diciamo, tra il cabochon e le perline argentate, e magari fare anche un giro di 15, un po' più piccolo, oppure farne un altro, sempre quelle 11. Più ne mettiamo, più andiamo a fissare per bene la pietra. Io lascio stare così perché mi sembra ben stretto ed è già abbastanza, non voglio coprire troppo la pietra. Ora che abbiamo terminato appunto di ingabbiare, facciamo qualche decorazione sui lati. Io sto uscendo, vedete, qui sul lato, in un punto indifferente, un punto qualsiasi, e adesso andrò ad inserire dei mezzi cristalli a cipollotto.
La lavorazione che faremo per inserire i cipollotti è la stessa medesima che abbiamo fatto per le perline, quindi ne inseriamo due, ok? Teniamo come al solito in tensione il nostro filo, vediamo che siano ben stretti tra loro e infiliamo. Dove infiliamo? Sempre cercando di infilare dritto davanti a loro dove c'è il foro, non state mai troppo fuori, piuttosto state un po' più dentro, ma non andate mai oltre la lavorazione, mai, perché se questo dovesse essere l'ultimo giro che fate, quando andate a rifinire con le forbici tagliate tutto, quindi fate attenzione e cercate sempre di inserire l'ago davanti al foro dove state uscendo e trapassate il tessuto, tirate. Mi raccomando, un'altra premessa, lo so, io mi dilungo, però ve le devo dire queste cose, altrimenti succedono i patatrac. Siccome stiamo inserendo ora dei, chiamiamoli cristalli, vetri, chiamiamoli come vogliamo, rispetto alle perline sono taglienti i loro bordi dove c'è il foro. Usando un Miyuki, se tiriamo troppo, rischiamo di spezzare il filo, quindi non tiriamo eccessivamente o cambiamo filo. Se volete essere più sicure, potete utilizzare del Fireline, che è più spesso e più resistente, anche se a volte si rompe anche quello, con alcuni bicono di taglio si rompe anche quello. Quindi non tirate eccessivamente, ritornate a entrare con l'ago sul retro dei due cristalli appena inseriti e ripassiamoci dentro con l'ago, tirando il filo non eccessivamente, e quindi così abbiamo inserito i primi due. Andiamo avanti, inseriamo ancora due cristalli. Ovviamente io inserisco cristalli, voi potete mettere quello che volete. L'embroidery è bello per questo, non c'è bisogno di utilizzare per forza una perlina piuttosto che un'altra. Magari si può tenere l'armonia delle grandezze, quindi partire con le grandi, finire con le piccole o viceversa, ma potete usare quello che volete. Quindi abbiamo inserito queste altre due, vado sempre davanti, scusate, vedo poco, infilo, rientro tra la prima, scusate ma brillano un po', rientro qui in mezzo con l'ago da sotto, quindi tra la prima e gli ultimi tre cristalli inseriti, e rientro negli ultimi tre cristalli inseriti, tiro il filo, sistemo e voilà, abbiamo inserito quattro cristalli. Facciamone ancora uno insieme, quindi due cristalli sul lago, li porto all'inizio della lavorazione, tengo il filo in tensione, entro davanti ai cristalli appena inseriti dentro il tessuto, tiro, vado a uscire nelle prima delle ultime tre perline, così, salgo e ripasso dentro a tutte e tre. Ecco fatto. Quindi andiamo avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro e ripassiamo ancora una volta dentro tutte le perline inserite. Ecco fatto, anche il giro con i cipollotti è stato eseguito e potete vedere come è diventata brillante la nostra lavorazione. Il cabochon sembrava così semplice, bianco, diciamo così, tranquillissimo. Tranquillissimo, io parlo come uno di 12 anni, no. Cioè, era un normale cabochon bianco, senza particolari, a parte queste sfumature, e abbiamo praticamente dato un po' di tono con questi colori, rimanendo sempre sulle stesse sfumature. Adesso potremmo fermarci qua e fare la decorazione, il brick stitch, o fare ancora dei giri. Io decido che voglio fare ancora un giro
forse anche due, perché questo cabochon, questo ciondolo sta nascendo pian piano che faccio il tutorial, quindi così, come verrà. Era più che altro per farvi vedere la tecnica e soprattutto perché volevo mostrarvi come incastonare senza utilizzare il peyote e anche come rifinire a brick stitch. Andrò a fare ancora un giro con le mie 11-0 argentate, quindi sto uscendo da qua, metto sul mio ago un paio di rocaille argentate, le porto all'inizio della lavorazione, così, e come al solito punto l'ago, esco sul retro e tiro. Rientro sul retro, come vi ho spiegato prima, e rientro nelle due rock e tiro. E vado avanti così, come abbiamo fatto finora per i cristalli, per le perline. Quindi due perline le porto all'inizio della lavorazione, tengo in tensione il filo, sistemo le perline e passo, cercando di non farle finire sotto i cristalli ma lasciandole fuori, quindi col dito posso tenere indirizzato il filo che mi fa da guida e tiro. Ripasso tra, esco scusate col mio ago, tra la prima perlina inserita e le altre tre, questo modo, e entro nelle ultime tre perline inserite tirando il filo. Ok, quindi in questo modo si va avanti e si crea tutto un giro come abbiamo fatto finora, tutto di 11 color argento. Ecco fatto, terminato il giro con le rocaille, vedete che ha dato un aspetto un po' più definito, come se avesse fatto una piccola cornice tutto intorno. Decido che è il momento di fermarmi con la grandezza, appunto non voglio costruire più in larghezza, a parte vabbè il brick stitch che faremo per rifinire, e quindi bisogna chiudere la lavorazione. Come si fa per chiudere la lavorazione? Finito il giro, ripassando nelle perline, si va sul retro, si esce sul retro. Io faccio in questo modo, inserisco l'ago dentro la lavorazione, faccio creare questo occhiello e ci ripasso dentro con l'ago e tiro. Ok, lo faccio due o tre volte, poi ci andrà anche la colla qua dietro, quindi ok. A questo punto lascio un attimo da parte il tutto e cosa dovremo fare? Dovremo andare a tagliare con le forbici tutto il profilo della stoffa, insomma del tessuto, di quello che avete utilizzato, lasciandone comunque, cioè non andate proprio sotto sotto, lasciatene un 2 mm circa e state attenti, se avete lavorato bene non dovrebbe succedere, a non tagliare nessun punto sul retro, mi raccomando. Quindi ritagliamo questa sagoma. Dopo aver ritagliato la sagoma del nostro ciondolo, prendiamo un altro pezzo di tessuto e, girandolo sul retro, poggiamo sopra il nostro cabochon e con una penna prendiamo la stessa identica circonferenza, la disegniamo sopra quest'altro pezzetto di tessuto. Ecco qua, ho tagliato
un pezzo di tessuto, anche se non è preciso, poi lo rifiniremo una volta incollato con le forbicine. Mettiamo della colla, sovrapponiamo questo e incolliamo per bene. Mi raccomando, però, sul retro lasciate la parte bella, non questa parte. Quindi incollate qui, mettete la colla, non state con la colla fin proprio sopra il bordo, perché sennò facciamo fatica a cucire poi, e incollate su questo. Quando si sarà asciugato, riprenderemo per terminare il nostro tutorial, rifiniremo a brick stitch e faremo anche una piccola decorazione a picot. Ora che la parte sul retro si è ben incollata, andiamo a fare la chiusura dei bordi a brick stitch e a fare anche una piccola decorazione. Io non avevo tagliato il filo, avevo fatto i nodi sul retro prima, avevo fatto vedere, ma non ho tagliato il filo, quindi sto uscendo qua in mezzo tra le due, diciamo così, tra i due dischi di finta pelle, finto tessuto. Cosa faccio? Entro col l'ago in tutti e due in questo modo, vedete, e ci rientro anche un'altra volta tornando indietro, stando sempre sul bordo del tessuto. A questo punto non sto uscendo più dal mezzo, ma dal bordo. Inforco 2 perline 11.0. Decido di fare il bordo in color nero. Quindi posiziono le mie due perline qua e entro qui di fianco, subito di fianco alle perline, sempre dentro la pelle. La chiamo pelle, scusate, anche se non è pelle. Adesso sto uscendo da qua, vedete? Entro in questa perlina qui. Ok? E inizio la lavorazione a brick stitch vera e propria. Questo mi serviva solo per saldare qua le due perline per cominciare. Quindi partiamo con due, ma andiamo avanti con una. Quindi inserisco una perlina nera sempre sul mio ago e allora sto uscendo da qua in alto, vado sul retro, vengo in avanti perforando entrambi i lembi della finta pelle, tiro l'ago e rientro nella perlina dal basso verso l'alto che ho appena inserito. Ecco qua. E vado avanti, inserisco ancora la perlina nera, la porto qua alla base della lavorazione, dal retro verso la parte frontale della lavorazione inserisco il mio ago, ok, tiro e entro anche nella perlina che ho appena inserito. Ecco la seconda posizionata. E vado avanti in questo modo, quindi inserisco, devo sempre uscire, mi raccomando, dall'ultima perlina inserita. Inserisco una perlina dal retro verso il fronte della lavorazione, stando bene attenta a prendere entrambi i capi della finta pelle, tiro e entro con l'ago in questa perlina appena inserita. Questo è il retro, vedete? Cerchiamo di fare i punti più piccoli possibili, più vicini possibili al bordo. Adesso qua c'è lo zoom, ma si vede molto più piccolo. Vedete le perline come si posizionano? Cerchiamo anche di stare un po' più stretti. Adesso io faccio un po' fatica. Ne facciamo un altro.
stiamo uscendo sempre da quest'ultima perlina inserita, ne inforchiamo una, andiamo qua di fianco alla perlina appena inserita dal retro verso il fronte, infiliamo il nostro ago, scusate, e tiriamo e rientriamo dal basso verso l'alto nella perlina appena inserita, in modo che si posizioni in questo modo. Quindi le perline pian piano si cuciono sul bordo e stringono i due lembi della lavorazione insieme. Continuiamo in questo modo. Ovviamente potete usare anche perline più grandi, addirittura potete usare dei mezzi cristalli, però vedete che si forma questo ponte tra le perline di filo. Tenete conto che più grandi saranno le perline, più si vedrà. A questo punto magari io avrei dovuto utilizzare, visto che ho scelto di utilizzare perline nere, un filo scuro, ma siccome poi andrò a fare dei piccoli picot con perline bianche, ho preferito tenere il filo bianco. Comunque vi conviene sempre tenerlo più o meno del colore delle perline che andrete ad utilizzare. Facciamo l'ultimo e poi proseguite per conto vostro. Esco sempre dall'ultima perlina, ne inforco una, mi posiziono subito qua di fianco dietro a quella inserita subito prima, entro con l'ago traforando tutti e due gli strati, tiro e rientro in questa perlina appena inserita. Ok, quindi continuiamo così per tutto il giro. Scusate, dimenticavo, quando avete finito il giro vi trovate a uscire praticamente all'ultima perlina, vi farò vedere poi come congiungervi con l'inizio della lavorazione. Vedete che la prima perlina resta sempre un po', non è ben fissata, la fisseremo con l'ultima perlina che andremo ad inserire. Quindi quando arrivate qua che manca una perlina, fermatevi e insomma finite di guardare il mio video. Una volta terminato tutto il giro a brick stitch, vedete, il retro risulterà in questo modo, con piccoli punti, e tutto il contorno sarà lavorato con perline. Bisognerà andare a chiudere il lavoro. Sto uscendo dall'ultima inserita e qua c'è la prima. Allora, entriamo con l'ago dentro la perlina in questo modo e dal sopra, dal sotto verso l'alto, e rientriamo anche in questa di fianco da cui stavamo uscendo prima, in modo da formare una sorta di cappietto, e tiriamo. Vedete? Si è andato a stringere. Ripassiamo dentro un'altra volta e tiriamo bene e usciamo dalla perlina subito dopo. Ecco fatto. In questo modo abbiamo chiuso tutta la lavorazione eseguita con le 11.0 brick stitch. C'è chi si ferma praticamente così, in questo modo, e chi prosegue oltre con delle decorazioni, che sarà poi la cosa che andremo a fare adesso. Adesso che appunto abbiamo chiuso tutto il giro brick stitch, andiamo a fare la decorazione con le 15.0. Stiamo uscendo sempre da una rocaille di quelle del giro brick stitch. Inforchiamo sul nostro ago 1, 2 e 3 rocaille da 15, sono eccole qua, e andiamo a entrare qui nella rocaille subito dopo. Ops. E tiriamo. Ecco fatto, vedete, si forma un archetto da 3. Ora, passando sempre da sotto, entriamo nella rocaille libera subito dopo. E inseriamo altre 3 rocaille da 15.
ed entriamo nella 11.0 subito dopo. Ecco fatto, si è formato un secondo cappietto. Usciamo ancora da quella subito di fianco, inforchiamo 1, 2, scusate ma sono sul foglio bianco, non ci vedo, altre 3 rocaie da 15, entriamo in questa, ops, mamma mia che fatica con questa cosa davanti, perché bisogna entrare solo nella perlina, non in tutto il resto, ok, e tiriamo ed ecco che si è formato il terzo archetto. Procediamo in questo modo, quindi entrando e uscendo dalle rocaglie, facendo tutti questi archetti da 3 perline. Ed ecco fatto, il ciondolo è praticamente terminato, non basta altro, non c'è altro da fare che appunto affrancare il filo e prima comunque creare dei cappietti per, se volete farlo diventare un ciondolo, potete decorarlo con delle frange, magari metterlo così, far creare delle frange asimmetriche con le perline, creare un cappietto da questa parte o da questa, farlo diventare un elemento di un bracciale o farne più pezzi e comporli insieme per creare una collana. Questo diciamo così che è una lavorazione base e spero di essere stata chiara e che sia stato comprensibile il tutto, altrimenti siete sempre liberi di contattarmi come preferite. Quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta e sì, seguite il prossimo video mi raccomando, perché sarà una sorpresa per tutti voi. Ciao, alla prossima, ciao ciao.